che noi facciamo sono delle ricerche, alcune totalmente, diciamo, astratte, altre che hanno questi risvolti che ha detto il professore, e quindi io non ho molto altro da aggiungere. L'unica cosa è che non so se voi vedete le slide, perché ho cercato la condivisione, ma mi pare che non stia funzionando. No, deve mettere in primo piano le slide. Sì. Perché io vedevo me stesso adesso. Sì, ma O infatti. vediamo lei che parla o vediamo le slide. Deve vedere la mia facciona, come dire, No, non no, serve a nulla. ma infatti, è questo adesso, abbiate pazienza perché in questi giorni faccio lezione con un altro sistema e quindi passare dall'uno all'altro è sempre. Adesso. Vedo lei. Deve avviare la condivisione, ridurre a icona il video, espandere il PowerPoint e poi se vuole riallargare il video, perché comunque a quel punto noi vedremo il PowerPoint. Allora, io qui sto dando il comando di condividi lo schermo. Però io vedo lei ancora. Ecco, Anch'io vedo lei. Abbiate pazienza un attimo. qua. No, 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 no. Prima appariva. Strano. Eccolo. Eccolo, benissimo. Prego. Allora, quando Quando il il professore professore mi ha chiesto mi ha chiesto di fare questo. No, scusate, mi ha detto qualcosa? No, no, che no. si sente un pochino a scatti. Vabbè, eppure sono venuto all'università per avere la connessione migliore, ma in questi giorni siamo tutti connessi e quindi è chiaro che la connessione può dar problemi. No, ma la mia connessione non fa testo perché non ho una linea fissa, quindi non si preoccupi, lei vada tranquillo. Spero che Se ci almeno metà. sono Sì. problemi, mi avvertite. Prego. Allora, dicevo che quando il vostro professore mi ha chiesto di fare questo intervento, io mi sono un po' informato su quale era il vostro programma, perché intervenire da fuori in un'attività di una classe che era già in piedi prima di questo blocco per l'emergenza sanitaria è sempre complicato. Visto che nel vostro programma c'è la lettura dei Promessi Sposi e il professore mi aveva detto anche a che punto siete arrivati. Ho cercato di far interagire quelle che sono le mie competenze, che non sono competenze sulla letteratura, ma sulla lingua, con quello che era il programma, diciamo così con una parola un po' vecchia ma concreta, che stavate facendo. E il punto di partenza è uno. Gran parte dell'italiano che noi tuttora usiamo nasce da alcune ipotesi, scelte, iniziative anche politiche a un certo punto di Alessandro Manzoni. Allora io penso di dividere i 45 minuti circa che abbiamo a disposizione in tre pezzetti. Il primo pezzetto, che sarà quello un po' più lungo, riguarda di vedere concretamente con un piccolo testo, una piccola parte dei Promessi Sposi, che cosa ha fatto Manzoni per arrivare
a scrivere Promessi Sposi come voi li leggete adesso, come noi tutti li leggiamo adesso. È stato un lavoro faticosissimo, lunghissimo, complicatissimo, come è normale quando si scrive. Io credo che i vostri professori vi dicano sempre rileggete, correggete, eccetera. Questa è una questione fondamentale del processo di scrittura, che è una delle differenze principali tra lo scrivere e il parlare. Quando poi a scrivere è uno scrittore che scrive quello che poi si è rivelato il suo capolavoro, naturalmente questo processo di mettere continuamente, rimettere le mani su quello che si è scritto è fondamentale. La seconda parte riguarda l'azione politica che Manzoni è stato chiamato a fare da tecnico, da consulente del ministero dopo l'Unità d'Italia. E il terzo punto è vedere da che punto di vista noi siamo il frutto proprio di queste azioni, di questi pensieri. Allora, cominciamo innanzitutto da come ha scritto Manzoni i suoi Promessi Sposi. Voi sapete che ci sono state tre versioni e due edizioni. Versioni cosa vuol dire? Vuol dire che Manzoni ha scritto il suo romanzo tre volte. Edizioni vuol dire che mentre era in vita Manzoni, di queste versioni ne sono state pubblicate due. Una è rimasta nel cassetto di Manzoni ed è stata recuperata e resa pubblica solo molto dopo la sua morte. Gli anni sono quelli che vedete in questa slide. Manzoni, che era nato nel 1785, quindi quando ha cominciato a scrivere I Promessi Sposi aveva 36 anni, tanto anche perché ci rendiamo conto di quale potesse essere la sua verve, la sua maturità, incomincia a scrivere questo romanzo. Lo chiama, come sapete, Fermo e Lucia. Lo scrive tutto intero dal 1821 al 1823. E però poi viene pubblicato questo solo nel 1915, quindi come attività filologica, cioè come attività di qualcuno che è andato a cercare nelle carte di Manzoni. Manzoni non ha ritenuto di doverlo, poterlo comunicare. Quando nel 1915 venne pubblicato il Fermo Lucia, venne pubblicato con col titolo di Gli Sposi Promessi. Qui c'è una storia interessante perché Gli Sposi Promessi doveva essere il titolo dei Promessi Sposi, quando poi sono stati effettivamente pubblicati. Ma all'ultimo momento Manzoni lo cambiò in Promessi Sposi, che è il titolo che adesso noi conosciamo. Comunque, 1821-23 scrive il Fermo Lucia, inedito mentre Manzoni era in vita. Subito dopo, nel 1824, Manzoni ricomincia da capo e riscrive il romanzo. A giugno 1824 termina i primi 10 capitoli, quindi quelli che voi finora avete letto, anche se non in questa versione. Nel 25 termina il secondo tomo, praticamente il secondo volume. Tra il 1826 e 27 scrive il terzo. Questa versione dei Promessi Sposi viene pubblicata tra il 1825 e il 1827. Ma per una ragione che vedremo tra un attimo, questa soluzione non piace a Manzoni, che quindi ricomincia già nel 1827 a rivedere il romanzo, con una differenza fondamentale rispetto alla revisione precedente. Mentre l'edizione del 1825-27, in quell'edizione, rispetto al Fermo Lucia, era cambiata anche in qualche particolare la storia. Erano cambiati, per esempio, i nomi dei personaggi. Renzo si chiamava Fermo nel primo abbozzo e poi si chiama Renzo, appunto. La revisione che inizia nel 1827, ma si attua massicciamente nel 1838-39, è una revisione principalmente linguistica, cioè la storia rimane la stessa,
il testo sostanzialmente rimane lo stesso, vengono cambiate singole parole, singole espressioni. Fra un attimo vedremo come. E nel 1840-42 questa nuova edizione, che è quella che noi tutti leggiamo, viene stampata. In sintesi, nell'estate del 1000, no, scusate, qui le date sono sbagliate, ho sbagliato a fare la slide. Qui dovete correggere, poi vi manderò la versione corretta. Mi accorgo adesso che proprio ho fatto un taglio e incolla sbagliato. Quindi 1821-23, Fermo e Lucia, inedito. Nel 1825-27, la prima edizione dei Promessi Sposi, che viene chiamata ventisettana. Tra il 1840 e il 42, l'edizione definitiva di Promessi Sposi, che viene chiamata Quarantana. Che lingua parlava Manzoni? Allora, Manzoni ha dichiarato di possedere due lingue parlate. Una è il milanese e l'altra? L'altra era il francese, non era l'italiano. Cioè, Manzoni, come tutti gli italiani, anche colti, anche intellettuali, anche aristocratici dell'inizio dell'Ottocento, conosceva l'italiano solo come lingua scritta, lingua presa dai libri e dai vocabolari. Quindi una lingua ingessata, astratta, quindi non adatta a scrivere romanzo che per la prima volta sostanzialmente nella storia della letteratura italiana uno scrittore ha voluto scrivere. Romanzo è un genere testuale, un genere letterario relativamente recente. Il problema di Manzoni era: io conosco bene il milanese, conosco bene il francese, conosco perché l'ho appreso leggendo l'italiano. E però questo italiano non mi serve per scrivere un romanzo. Per questo Manzoni è stato definito uno scrittore in cerca di lingua. E nella sua ricerca della lingua, Manzoni ha avuto tre fasi, che corrispondono appunto alle tre edizioni. Qui non ho sbagliato la slide, quindi anche prima dovete tenere presente che più o meno questa. Fermo Lucia è la fase eclettica, cioè detto in termini meno scientifici, ha scritto prendendo le parole come gli venivano spontaneamente alla memoria, con questa sua competenza. Quindi c'era un po' di milanese italianizzato. Adesso magari qualcuno di voi nei social vede la figura del milanese imbruttito, è un po' questo, un po' di italiano letterario, un po' di prestiti di diciamo adattamenti rispetto all'esperienza francese. Ma era una lingua, era quello che Manzoni stesso aveva definito un miscuglio indigesto, che non poteva andare bene perché era una lingua che non esisteva, era un tentativo di chi non possedeva l'italiano di scrivere in italiano. E allora c'è stata la fase dei Promessi Sposi, chiamata della prima edizione, quella del 25-27, la ventisettana, nella quale Manzoni cercava di usare parole, espressioni, costrutti che fossero comuni al milanese e al toscano, quale proveniva dalla sua esperienza di lettura di libri e di vocabolario. Ma che questo non gli andava bene, perché non era una lingua viva, non era una lingua parlata effettivamente da persone dell'Ottocento. Ed è stato allora che c'è stata la fase definitiva,
che parte da un'idea di Manzoni. Va bene scrivere in toscano. Il toscano è la base dell'italiano. Lo è da sempre. È stato stabilito nel 500 che dovesse essere così. Perché? Perché nel 300 ci sono stati i nostri maggiori scrittori. In Italia è successa una cosa quasi miracolosa. Nel giro di pochissimi anni, Dante era un po' più vecchio, ma per esempio Petrarca e Boccaccio sono morti a un anno di distanza l'uno dall'altro, erano coetanei. Nella stessa città, Firenze, hanno lavorato tre autori di capolavori. Allora, tutti nella storia dell'italiano sono stati d'accordo nel individuare nel toscano e particolarmente nel fiorentino la base di partenza, ma era il fiorentino di secoli prima. Mentre Manzoni dice: no, deve essere il fiorentino che si parla adesso, deve essere una lingua viva, deve essere una lingua della quale io posso avere dei parlanti con cui confrontarmi. E così è andato a vivere a Firenze, ha fatto la famosa sciacquatura dei panni in Arno e quindi è arrivato a scrivere, diciamo, i Promessi Sposi come noi li conosciamo. Tutto questo è una cosa vera, necessaria da conoscere, ma è poco concreta. Allora io credo che la cosa importante sia fare un esempio. Allora, adesso io qui vi leggo quello che è l'inizio del nono capitolo nella versione che voi avete letto, ma che è la parte quasi finale dell'ottavo capitolo nel Fermo Lucia. Ve lo leggo così per introdurre, ma noi poi vedremo cosa è successo nelle altre due edizioni. Vi devo dire che qui praticamente la storia, questo piccolo pezzettino di storia è uguale anche nel Fermo Lucia, però è interessante, per esempio, che nel Fermo Lucia questa storia della fuga in barca, poi il carretto che va a prendere quello che allora era Fermo, poi Renzo, Lucia e Agnese, fossero raccontate all'interno di un capitolo, mentre dopo, nell'edizione definitiva, è con questo che si incomincia un capitolo, si incomincia una nuova puntata, diciamo, della storia. Comunque, al Fermo Lucia si leggeva questo: la barca è giunta alla riva, urtando sulla rena, scosse Lucia, la quale, dopo aver asciugato in segreto le lagrime, si alzò come dal sonno. Fermo uscì il primo, porse la mano ad Agnese. Questa uscita la porse a Lucia e tutte e tre resero tristamente grazie al barcaiuolo, il quale rispose: niente, niente, siamo qua giù per aiutarci. Fermo voleva cavare una parte dei pochi quattrinelli che si trovava in tasca, ma il barcaiuolo gli rifiutò come se gli fosse proposto un furto. Trovarono il barroccio, vascesero e continuarono silenziosamente la via. Beh, ecco, credo che quasi nessuno di noi scriverebbe oggi in questo modo, anche quando vuole scrivere cose importanti. Vediamo cosa succede nei Promessi Sposi. Allora, io vi leggo, come vedete in questa slide, io ho preso lo stesso pezzetto che ho letto fino adesso, ho messo a confronto l'edizione del 25-27 con quella del 40-42 e ho segnato le differenze, quasi tutte le differenze, scegliendo due colori. Parole segnate in rosso mostrano dei cambiamenti di tipo grammaticale o fonetico. Le parole segnate in verde indicano invece scelte lessicali diverse, cioè la scelta, per esempio, di un sinonimo al posto di un altro. Io vi leggo la versione che voi dovreste aver già letto, ma così vi ritorna alla memoria. L'urtar che fece la barca contro la proda,
scosse Lucia, la quale, dopo aver asciugato in segreto le lacrime, alzò la testa come se si svegliasse. Renzo uscì il primo e diede la mano ad Agnese, la quale, uscita pure, la diede alla figlia, e tutte e tre resero tristamente grazie al barcaiolo. Di che cosa, rispose quello, siamo qua giù per aiutarci l'uno con l'altro, e ritirò la mano quasi con ribrezzo, come se gli fosse proposto di rubare. Allorché Renzo cercò di farvi sdrucciolare una parte dei quattrinelli che si trovava indosso e che aveva presi quella sera con intenzione di regalar generosamente Don Abbondio quando questo l'avesse suo malgrado servito. Il barroccio era lì pronto, il conduttore salutò i tre aspettati, li fece salire, diede una voce alla bestia, una frustata e via. Allora, come vedete, ci sono state varie differenze, ma guardate solo l'ultima frase. Voi, se doveste dire che un conduttore, chi fa andare un carretto, dà un colpo al cavallo per farlo partire, direste che gli dà una sferzata o che gli dà una frustata? Oppure, se dovete parlare di un barcaiolo, non credo che vi capiti spesso, ma mettiamo che voi doveste parlare, dite barcaiolo o barcaiuolo? Se dovete dire che fate un regalo, voi dite che volete riconoscere a qualcuno dei soldi o che volete regalare a qualcuno dei soldi? Ecco, allora, come vedete, se noi seguiamo il processo che ha fatto Manzoni nel passare dalla ventisettana alla quarantana, ci accorgiamo che questo processo porta a un risultato molto più vicino all'italiano di oggi di quanto fosse nella ventisettana. Ma naturalmente questo è un pensiero che viene fatto girando la storia. Cioè, noi vediamo il risultato, mentre è importante vedere il processo. Cosa vuol dire questo? Che le scelte che ha fatto Manzoni poi sono diventate modello per l'italiano. Attenzione però, non tutto è, diciamo, cambiato esattamente come aveva cambiato Manzoni. È vero che noi diciamo asciugate, non rasciutte. È vero che noi diciamo lacrime, non lagrime. È vero che diciamo resero e non rendettero. Ma ormai diciamo più spesso siamo che siamo. Diciamo più volentieri quando Renzo cercò, invece che allorché Renzo cercò. E su altre cose invece, la soluzione della ventisettana e quella della quarantana sono più o meno equivalenti. Sul piano linguistico, sul piano grammaticale, io vi segnalo solo due cose. Qui ci sarebbe da parlare su tutte queste parole colorate, eh. Se voi voleste fare una settimana di lezione invece che un'ora, potremmo parlare di tutto, ma siccome per vostra fortuna ho ancora 23 minuti da parlare, non di più, attiro la vostra attenzione su due fatti, su due parole. Una è rendettero della ventisettana e resero della quarantana. Tuttora sono due forme grammaticalmente corrette, ma voi dite io prendetti questa cosa o io presi questa cosa? Cioè, in realtà, noi tra il perfetto come rendettero, che è detto perfetto debole, ha l'accento sulla desinenza, insomma, ma questo tipo di perfetto qui, passato remoto, se volete chiamarlo, se lo chiamate così, e il perfetto
o passato remoto, resero, noi ormai preferiamo resero, presero. Dissero e non dicettero, per esempio, che addirittura ci suona dialettale e arcaico. Quindi, da questo punto di vista, vediamo che l'italiano è andato nettamente in questa direzione. E l'altra cosa su cui attiro la vostra attenzione è la presenza del pronome egli, che noi ormai non usiamo quasi più. Egli è quasi sparito dall'italiano, ma di questo parleremo tra non molto. Il problema che adesso vorrei trattare è: ma perché l'italiano di oggi è così, è più vicino all'italiano della quarantana che non a quello della ventisettana? Beh, proprio perché Manzoni fece anche da consulente ai politici del suo tempo e particolarmente da consulente al ministro della pubblica istruzione Emilio Broglio, che nel 1868, quindi a Unità d'Italia raggiunta in tutta Italia, tranne che a Roma, ma mancano 2 anni, quindi ormai pensiamo, diciamo, alla piena Unità d'Italia, si è resa conto di una cosa. Voi sapete che c'è quel detto di Massimo D'Azeglio: abbiamo fatto l'Italia, dobbiamo fare gli italiani. Beh, anche una volta fatto gli italiani, si trattava di fare l'italiano. Tenete presente che nel 1861, secondo le stime più generose, solo il 10% della popolazione parlava italiano. Tutto il resto parlava, per qualsiasi comunicazione, uno dei dialetti in uso nella nostra penisola. E allora si trattava di decidere due cose. Primo, quale italiano scegliere? Cioè, che tipo di italiano? Quello della ventisettana o quello della quarantana? Quello che si parlava a Venezia o quello che si parlava a Roma? E seconda cosa, come fare? Allora, la proposta di Manzoni è stata quella di scegliere la lingua di quella che è stata la culla dell'italiano letterario, cioè Firenze, ma esattamente come aveva fatto per il suo romanzo, di scegliere il fiorentino che veniva usato dalle classi colte fiorentine nel 1860, nel 1870. Riconoscendo in sostanza al fiorentino il carattere di migliore, diciamo, varietà linguistica dell'italiano. Ma come si poteva fare? Allora, le proposte di Manzoni sono state le più diverse, diciamo, e non tutte efficaci. Beh, la prima cosa era quella di costruire un vocabolario del fiorentino vivo e di fare parallelamente dei vocabolari dialettali fiorentini, cioè dal dialetto portassero all'italiano questo italiano a base fiorentina. Io non vi leggo, diciamo, le prove, le citazioni che ho portato in queste slide, ma ve le lascio se volete approfondire o semplicemente se non vi fidate di quello che vi dico io. Poi, altra idea. I maestri dovevano essere in tutta Italia toscani, almeno nelle scuole magistrali, che erano le scuole che preparavano i giovani che volevano diventare maestri o le giovani che volevano diventare maestre. E preferibilmente maestri toscani nelle scuole primarie e nelle altre scuole. E per far questo che venissero dati degli incentivi economici a quei comuni, una volta le scuole erano comunali, a quei comuni che volevano assumere maestri nati o educati in Toscana.
volevano far girare gli insegnanti toscani nelle scuole di altre regioni e voleva dare borse di studio agli studenti delle scuole magistrali, cioè le scuole per i maestri, che volessero andare a passare un anno a Firenze. Era un po' come un Erasmus interno, diciamo, all'Italia. Io pago un anno agli insegnanti, agli aspiranti insegnanti che vogliono fare come aveva fatto Manzoni, che era andato a stare a Firenze per imparare il fiorentino parlato. Vi dico subito che c'è un bel problema in queste idee di Manzoni, che il sistema scolastico toscano era uno dei peggiori d'Italia, che non c'era un numero sufficiente di maestri toscani, sufficiente come numerosità, ma sufficiente anche come preparazione per realizzare il proposito manzoniano. Però nel 68 iniziò la stesura del nuovo vocabolario della lingua italiana secondo l'uso di Firenze, che poi incominciò a essere pubblicato nel 1897, mi pare. Qui vedete come è fatto questo vocabolario. A voi sembra un vocabolario normale, al di là dell'aspetto grafico che è un po' vecchiotto. Ma è fatto più o meno come sono fatti i vocabolari di adesso. Ma tenete presente che a quei tempi i vocabolari non erano fatti così. Perché, per esempio, questo è il vocabolario della Crusca. Come vedete, c'è una differenza di fondo che poi potete guardare meglio. Il vocabolario della Crusca portava esempi storici, cioè non c'è un significato che non abbia un esempio. Per esempio, qui Amicizia incomincia col Decameron di Boccaccio, poi con le lezioni accademiche di Varchi, le prose, credo che sia della casa, e via dicendo. Mentre qui ci sono soltanto esempi presi, diciamo, dalla lingua comune. Poi, per esempio, è stato fatto anche il famoso concorso, cioè non il famoso concorso, un concorso per quell'altro obiettivo, che era quello di fare dei vocabolari che andassero dal dialetto all'italiano. E anche qui vedete alcune citazioni dal bando di concorso che è stato fatto. Ma qual è il limite di queste iniziative di Manzoni? Beh, che i vocabolari servono se uno va a guardarli, se uno ha già un'idea di quali sono le parole che gli servono, ma difficilmente danno luogo, diciamo, a una vera competenza linguistica. Ci sono stati vari altri fatti che hanno aiutato a diffondere la competenza dell'italiano, soprattutto le migrazioni interne e esterne, il servizio militare per i maschi, e poi la radio, la televisione, eccetera, però c'è una questione di fondo che alla base dell'italiano che così si è diffuso c'è proprio questa idea manzoniana di prendere come riferimento prima di tutto il fiorentino parlato. Poi l'italiano ha seguito una strada un po' diversa, si è evoluto, diciamo, da solo, ma il punto di partenza è stato proprio questo. Adesso, se voi andate a Firenze e sentite i fiorentini parlare, non li sentite parlare proprio come Manzoni e neanche proprio come noi, ma vi accorgete che il fondo è quello. E io vi faccio per concludere l'esempio che vi ho detto prima, quello di Egli. Allora, abbiamo visto nel testo di prima che Manzoni cambia Egli. Vedremo poi alla fine, l'ultima slide, non ve l'anticipo nei dettagli, che diciamo Manzoni nella sua elaborazione dei Promessi Sposi ha eliminato tantissimi egli. Però poi vedremo esattamente che cosa ha fatto. Adesso io vi faccio notare una cosa. Noi al giorno d'oggi usiamo egli? Usiamo ella. Io qui vi presento dei dati che ho raccolto negli ultimi anni, che sono dei dati, diciamo,
diciamo, che ci danno un'idea del fenomeno, non è proprio la strada migliore da fare, ma è l'unica che si può fare. Adesso io qui non vi dico qual è il limite dei dati che vi sto dando, ma si vede una cosa, che nel parlato noi ogni 100 pronomi soggetto di terza persona, cioè egli, ella, essi, loro, lui, lei, prendiamo tutti questi. Ebbene, nel parlato il 3% sono il tipo egli, ella, essi, il 97% praticamente per cento sono il tipo lui, lei. E uno dice, ma per forza nel parlato si parla male. Guardiamo la scrittura. Beh, guardiamo in letteratura. In letteratura abbiamo una percentuale un po' più alta del tipo egli, ma sempre bassissima. Se andiamo a prendere anche altri testi, che non siano solo quelli letterari, siamo più o meno lì. I giornali ne hanno un po' di più e ne hanno notevolmente di più quando vengono tradotti articoli. Però, come vedete, egli è sempre in una posizione minoritaria. Dov'è che diventa maggioritario? Beh, nello scritto scolastico, una collega ha studiato un certo numero di temi e si è accorta che il tipo egli è presente per il 65%. Nelle lettere ai giornali, che è una cosa che voi ormai non sapete più che cos'è, una volta, quando non c'erano i social, quando non c'erano i post con cui si commentano gli articoli, i lettori potevano scrivere ai direttori dei giornali. E lì, chi scriveva queste lettere era come se scrivesse un compito scolastico. E poi, dato eclatante, negli scritti, per esempio nelle sentenze, negli scritti dei magistrati, dove il rapporto fra lui e egli si è completamente rovesciato. Allora, questa è la fotografia di oggi. Prendete la parte giallina, non quella arancione, e noi possiamo dire che nel parlato egli non esiste più. Quando voi imparate i paradigmi, io vado, tu vai, egli va, fate una cosa che non corrisponde alla realtà di oggi. Tant'è vero che nei manuali di italiano per stranieri si legge normalmente io vado, tu vai, lui va. In realtà non è né un processo recentissimo, né un processo che si svolge esattamente così. E è il nostro Manzoni che ci permette di capire cosa è successo. Guardate questo dato qui. Io ho preso tutte le occorrenze di egli, ella, essi, soggetto, tutte quelle di lui, lei e loro, soggetto, nelle tre edizioni. Allora si passa dal Fermo e Lucia, quello che Manzoni ha scritto, quello che ha chiamato non composto indigesto, c'è circa l'80% di egli e il 20% di lui. Questa percentuale rimane più o meno la stessa nei Promessi Sposi del 25-27, però vedete già lì i pronomi diminuiscono. E poi arriviamo all'ultima edizione, nella quale i pronomi si sono praticamente dimezzati, di egli e ella ne sono rimasti pochissimi, e la maggior parte dei pronomi soggetto sono lui. Allora, per chiudere, che cosa ci dice tutta questa storia? Prendiamo egli come esempio. Scusate. Allora, innanzitutto che la percentuale relativa di egli e lui nell'italiano letterario di oggi è esattamente, con poche variazioni, quella dei Promessi Sposi. Quindi abbiamo l'idea di una grande continuità tra l'ultima edizione dei Promessi Sposi e l'italiano letterario di oggi. Cioè, davvero i Promessi Sposi sono il punto di partenza della letteratura di oggi. L'altra cosa è che, come vedete, è crollato il numero di pronomi.
Allora, in realtà noi oggi perché non usiamo più egli e usiamo così tanto lui? Per gli stessi motivi per cui l'ha fatto Manzoni. Egli è superfluo. La funzione di egli è di richiamare qualcosa che c'è già nel testo. Basta il verbo. Se io dico Mario vuole andare al cinema, però non ha i soldi dei. Per il biglietto, noi non diciamo però egli non ha i soldi del biglietto, perché? Perché ci basta di aver già nominato il soggetto prima. Mentre se io voglio dire, voglio mettere in rilievo che è proprio, non mi ricordo più se l'ho chiamato Gianni o che cosa, ma se è proprio lui che non ha i soldi del biglietto, devo dire Gianni vuole andare al cinema, ma lui non ha i soldi del biglietto, non ma egli non ha i soldi del biglietto. Allora, cosa ci insegna questo? Che praticamente egli a noi serve a poco perché ci basta il verbo. Lui ci serve quando vogliamo insistere, che è la stessa cosa che faceva Manzoni. Quindi questo piccolo esempio di egli e lui, che è un esempio banale, non è che voi vi accorgete forse più di tanto se uno usa egli o usa lui. Ma ci dà una fotografia che ci dice una cosa. Sì, è vero. L'italiano di oggi non fa altro che proseguire con ulteriori evoluzioni, ma nella sostanza, soprattutto nella sostanza grammaticale, proseguire quello che è stato il processo che prima Manzoni aveva fatto per se stesso nello scrivere Promessi Sposi e poi ha cercato di estenderlo a tutta la comunità italiana quando è diventato consulente del Ministero della Pubblica Istruzione. E magari per delle vie che non erano quelle che aveva pensato lui, ma la via appunto delle migrazioni interne, dei mezzi di comunicazione di massa, eccetera, però con altre vie, quello che si è diffuso è stato proprio il modello che aveva cercato di sviluppare Manzoni. Ecco, con questo io ho terminato. Credo che adesso mi vediate o no? Sì, la vediamo perfettamente. Ecco, perché Grazie mille. ecco, naturalmente io ho fatto un discorso molto generale. I particolari li potete vedere in alcune slide. Io ho fatto delle slide più dettagliate perché poi po possiate eventualmente tornarci sopra. Comunque, questo è il discorso, che volevo farvi in questa ora. Sì, allora io interrompo la registrazione. Abbiamo 5 minuti per le domande, suppongo che ce ne siano molte.